Allora, adesso devo spostarmi in cucina, perché pensate, c'è un motto che dice: per avere piatti sempre perfetti, in cucina devi avere Simone Finetti. Ciao Bianca! Capito? Simone, come stai? Forma sbagliata. Tutto bene. Senti Simone, allora, sei tornato in pompa magna, che cosa ci preparerai oggi? So che ci preparerai tra l'altro una ricetta molto versatile che si può apprezzare sia come aperitivo che come secondo piatto, giusto? Assolutamente sì, anzi abbiamo rubato l'idea ai fast food. Abbiamo rubato l'idea? Scopriamo di che cosa si tratta. Guarda che carine! Le ali di pollo fritte! Esattamente, abbiamo lavorato con delle alette di pollo fritte, lasciando l'ossicino scoperto, con una crema di carciofi e dei carciofi trifolati, perché non si butta via niente. Me le sto portando via, lo sai? Per me? Te ne faccio un bancale. Sono veramente invitanti, anche a quest'ora, non importa. Allora, prima di iniziare, diamo ovviamente gli ingredienti. Mi raccomando, segnatele. Io vorrei dire alle persone a casa che qualora non faceste in tempo a segnare gli ingredienti adesso, potete andare sui nostri profili social, Instagram e Facebook, oppure su RaiPlay a rivedere le puntate, potete segnarvi con calma tutto quello che vi occorre. Andiamo, vediamo gli ingredienti: 100 g di grissini sbriciolati, 6 ali di pollo, un uovo, farina quanto basta e olio di arachidi quanto basta. Iniziamo subito col segreto dello chef, ti va? No, facciamo un pre-segreto prima. Vabbè, pre-segreto, io vi faccio vedere le alette. Allora, le alette le conosciamo, sono le classiche alette di pollo, no? Sì. Noi andiamo a utilizzare questa parte qui o questa parte qui. Cosa facciamo? Io ti ho preparato una lettina anche a te. Ah, lo devo fare? Sta a vedere. Prendiamo l'ossicino da qua, sì, così. Poi io te l'ho già grattato appena appena con la dorso del coltello, che si stacca la cartilagine, sì, e andiamo a ribaltarlo in questo modo, guarda. Così lo scalziamo e lo giriamo al contrario e poi lo rigiriamo un pochettino in modo da formare una polpettina di pollo. Aspetta. Quasi. Finito. tira lì un altro po'. Aspetta, dai. Perfetto! Eccola qua! Guarda che spettacolo! È veramente semplice, per dare un attimo di classe, un piatto non banale. Ma che carino che sei, sei anche un artista. Allora, quindi abbiamo fatto prima questa operazione per dargli una forma un po' più particolare. Yes. Poi il segreto dello chef. Oh. Passiamo al segreto dello chef. Allora, il segreto in questo caso non è un segreto di questo piatto, ma è il segreto per friggere, un segreto per fare le fritture. Non so se agli amici a casa è mai capitato che quando andiamo a friggere si stacca la panatura. Sì. C'è un modo per non farla staccare. Noi siamo abituati di solito a passare nell'uovo e nel pan grattato. In questo caso noi siamo i grissini, ma guardiamo dopo. Faccio farina, uovo. No, prima la farina. Uovo, farina e pan grattato. Il segreto è la farina. In tutti i fritti, nelle zucchine, nelle carni, nei pesci, passiamo la nostra pasta così. Prima nella farina. Eh sì, farina, uovo. Sbattiamo bene. Esatto. Ok, vedete che rimane una patina leggera leggera. Questo sarà l'aggrappante dell'uovo. E faccio non si staccherà mai più la panatura. Poi lo passiamo all'interno dell'uovo qui a stazionare. E poi i grissini. I grissini, c'è un altro piccolo trucchettino, ti faccio vedere, me li preparo qua. Allora, per sbriciolarli a casa possiamo usare tantissimi metodi. Sì. Il mortaio, il mattarello, oppure, guarda, questa è una roba che faceva la mia nonna, prendi i grissini tra due piatti, guarda, è un attimo, li presbricioli a mano, in questo modo. Perché lo fai a mano? Tac, inizi a schiacciarli, li giri tra due piatti, ok, e salta fuori, vedi, delle briciole. Ok, parte. Forse questi due piatti non si incontrano. No, proprio. Questo qua c'è il bordo. Perché c'è il bordo. Allora. Questo non va bene. Ci vuole il bordo più bassettino. È stato Maglio farmi fare questa roba. Maglio, è la prossima volta prendi due piatti. Allora. Noi li sbricioliamo a mano o col mattarello? Io qua ne ho già preparati. Se no, abbiamo il mixer. No, il mixer no. Sostanzialmente perché, se guardiamo bene, guarda, abbiamo una parte più piccola e una parte un pochettino più grossolana. Perché? È un piccolo trucchettino per stimolare le endorfine al cervello. Te dirai, cosa dici? Sì, ti spiego. L'effetto crunchy, il croccante, stimola le molecole del piacere, le endorfine nel nostro cervello. Per quello quando mangiamo le patatine siamo più contenti. È proprio il crunchy. Ora, rivolgo un appello alla produzione, crunchy, se può gentilmente ordinarmi 150 kg di grissini. Di crunchy in polvere. Questo periodo ho bisogno.
Guarda, noi prendiamo la nostra letta, impaniamo. Quindi questa panatura si può fare anche per le cotolette? Assolutamente sì, e diventano belle croccanti fuori. Le nostre alette, dopo che le abbiamo passate nell'uovo, le andiamo a passare nei griscini. E li mettiamo un po' di quelli sbriciolati e un po' di quelli un po' più grossettini. Guarda, in questo modo facciamo un po' di pressione. Se dopo vogliamo fare una cosa un po' più gourmet, possiamo metterci anche un po' di pistacchi, un po' di mandorle, un po' di frutta secca in mezzo. Facciamo una super panatura, guarda che bello. Wow. Prima Ale, allora, intanto olio bello caldo, io me ne sono già preparato un po', dentro nell'olio. Posso farlo anch'io? A voglia, guarda. Vado? Siamo a distanza, così, zac, giù nell'olio. Allora, guarda, questi qui ho messo anche una pallina di stagnola che diventano più carini. Sai come si faceva una volta che mettevi il cappellino sull'osso del l'ombrellino pollo? L'ombrellino prima si usava, negli anni 80. Anni 80, è vero. Te lo ricordi? Le bandierine, te le ricordi le bandierine? Allora, quando eri nato del cocktail di gamba? È nell'89 sono nato. Ma tu mi dici pure di sì che non eri nato. Vabbè, comunque. Vabbè, me lo diceva mio papà. Allora, mentre le nostre alette di pollo, che bello... Bello partecipare alla ricetta, mi sento, mi do da fare, mi piace darmi da fare. Allora. Abbiamo da preparare il contorno di questo piatto a base di carciofi. Al volo. Vediamo gli ingredienti, Simone. 3 carciofi, un limone, una patata, mezzo bicchiere di vino bianco, menta e tarassaco quanto bastano, sale e pepe quanto bastano e aglio quanto basta. Tarassaco? Hai parlato Ho sempre sbagliato allora, lo ammetto, dicevo tarassaco. Beh, vabbè, fammi che niente. Ho già sbagliato, che mi volesse tagliare la capa. Eh? No, era un modo di dire. Allora, vediamo i carciofi, perché molti di noi si arrendono prima di cucinare i carciofi, perché non sanno come pulirli. Eh no. Adesso facciamo vedere subito. Intanto diamo un occhio alle nostre alette. Guarda che doratura! Sono pronte? No, manca ancora un pochettino. Il pollo, se no, non vogliamo che rimanga rosa. Deve essere bello cotto. Ancora un po'. Vai. Intanto ci dedichiamo ai carciofi. Allora, guarda bene. Potresti mettere i guanti per non farti annerire le mani, però c'è un trucco: basta tenerli a bagno in acqua e limone. Quindi facciamo acqua, succo di limone, e mentre li lavoriamo, ci teniamo bagnate le mani in acqua e limone. Non diventano neri i carciofi, non diventano nere le mani. Beh, è la cinarina presente nel carciofo, bla 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 bla. No, dirlo, perché come vedi ti hanno messo la musica ad alto. Ah, ok, allora la cinarina presente nel carciofo. Informazioni scientifiche in cucina che stai dando. La cinarina presente nel carciofo a contatto con l'ossigeno inizia ad ossidare, diventa nera e mi fa diventare i carciofi neri. Ale. Ah, ce l'hai. Io tirare intanto fuori questa boule con l'acqua, mi sono fatta la doccia. Io pollo che è pronto, lo mettiamo qua, pronto per impiattarlo dopo, guarda. Io volevo partecipare perché non ho mai saputo pulire i carciofi, lo so, lo ammetto, ammetto i miei limiti, ragazzi. Attenta a non pungerti, che sono umile. Allora andiamo. Resto umile. Allora, che cosa devo fare, guarda, Simone? Togli le foglie esterne. Attenzione, mi raccomando, amici da casa, non buttate via le foglie dei carciofi. Le foglie esterne, ok. E neanche le torniture, perché ci serviranno per fare una salsa d'accompagnamento. Però io non ho mai capito dove finiscono le foglie esterne del carciofo. Allora, noi le utilizziamo per fare una salsa, che possono essere utilizzate per fare il ripieno. La domanda è: quando finiscono le foglie esterne? Ah, 3-4 strati. Quando diventa giallo, guarda, vedi qua quando diventa bello giallo il carciofo? Deve essere sodo e croccante. E tagliato fine fine, va bene anche nell'insalata, che è spettacolare. Ok. Allora, cimo il carciofo. Ale, fatto questo, vado a tornire appena appena il gambo. Ok. Io sono già al 6° strato. Vabbè, te fai i carciofini da mettere sott'olio, quelli piccoli. Taglio la parte sopra, giusto? Sì, li cimi. Ale. Sì. Io ho già la padella calda, li vado a tagliare a metà. Una volta tagliati a metà, se guardi qui in mezzo c'è la barba, che è il papo. Dobbiamo rimuoverlo. Aspetta un attimo, questo gambo qui come devo... Lo tornisci con lo spelucchino così, guarda, fai così e tiri via la parte esterna. Ok. Ok. Io intanto mi metto avanti. Ale, questa parte qua, una volta tolto il papo, questo lo togliamo. vabbè, un po' complesso pulire i carciofi all'inizio, dai. Guarda, così possiamo tagliarli. Vabbè, a spicchi. Sono sicura che non sbaglio, dai. A spicchi sottili. Io adesso mi preparo. No! Scusa, siccome non stavo seguendo, sono distratta un attimo. La barbetta che faccio? La togliamo con la punta del coltello, la rimuoviamo e la buttiamo via, perché quella punge in bocca e non è buona da mangiare.
Sì, un po' meno, era il filo della barbetta. Era il filo della barbetta. No, per star sicuri che poi se no... Ale, allora, dopo che ho spadellato i carciofi, ovviamente ci vogliono 10 minuti buoni, quindi io li ho già preparati con un pochettino di anticipo. Voilà, ti spiego al volo come utilizzare gli scarti del carciofo. Quindi abbiamo i nostri scarti del carciofo, li mettiamo qua. Un goccettino di vino, acqua, si fanno bollire, bollire, bollire per circa 40 minuti, sì. E il risultato è questo, una volta che sono frullati e passati, viene una crema di carciofo. Adesso pulisco al volo e impiattiamo. E impiattiamo, nel frattempo allora. Io tolgo i miei scarti. Oppala, lo appoggiamo qua. Verrà a fare ripetizioni di carciofo da te. Sì, facciamo il rientro al pomeriggio come a scuola. Purtroppo i carciofi mi hanno sempre messo in difficoltà perché, ecco, devo esercitarmi. Va bene, comunque. Ale, pronti, andiamo a impiattare, facciamo un impiattamento veloce. Adesso là l'ho fatto molto molto carino, sì. E ci vuole un po' più di tempo. Quello facciamo un po' più in fretta. Prendiamo la nostra salsa alla base. Per addensarla possiamo utilizzare, come abbiamo già visto l'altra volta, un pezzettino di patata. Molla l'amido e si addensa la salsa. Guarda. Creiamo la nostra tela, creiamo il nostro quadro. Ale, così, le nostre alette di pollo. La mia è quella più cicciotta, quella senza la carta. Dei giambonetti. La più bruttina, ma sicuramente buona. Così, secondo me la più buona è questa qua. Sicuro, sicuro. Finiamo aggiungendo i nostri carciofi. Se vogliamo e ci piace, anche un po' di mentuccio che dà freschezza in arrivo della primavera. Grande Simone, così che ci fai volare! Ci vediamo presto, Simone, con un'altra bellissima ricetta tutta primaverile. Intanto,